Allora, detto questo, broker per la telefonia, ho fatto degli speed test, poi li posterò tutti. Ovviamente mi è arrivata la SIM, questa azienda, ne avevo già parlato in un video con Wind3, ma mi avete chiesto in tanti, lo voglio fare, qualcuno l'ha fatto, si trova bene, com'è, come non è. Eccomi qua, è molto interessante, un'azienda che mi è piaciuto già dal comportamento di come mi ha spedito la SIM, e ringrazio anche i responsabili che mi hanno contattato per poi mandarmi la SIM, grazie. Insomma, questa SIM è arrivata in 3 giorni, quindi serietà subito, cortesia sia di chi ha mandato la mail sia del contatto diretto. È arrivata subito. Ho fatto degli speed test, sono interessanti nella media per quello che è un operatore virtuale che si appoggia su rete Vodafone, quindi non è l'operatore fisico diretto. Siamo comunque in una media di velocità di lì, insomma, lì, poi dopo ve li posterò sono in 2 o 3 fasce, anche perché se vai col router hai una velocità, se lo metti nel telefono ne è risultato un'altra, poi al contrario era più veloce il modem del telefono, in una fascia oraria mattino-notte vai più veloce rispetto a dove c'è più traffico di giorno, quindi, ma però più o meno si oscillava sempre 10 mega più, 15 mega meno, più o meno, 10 mega più, 10 mega meno eravamo lì. Comunque poi vedremo i test. Ma prima vi voglio ovviamente dire, la loro SIM è questa, SIM Vodafone, si chiama SIM Plus Casa, è arrivata perché poi magari vedrete gli speed test, dite ma con che cosa li hai fatti? No, voglio dire, l'ho fatta con la loro SIM per essere trasparente, ve la faccio anche vedere, così sapete che il test è stato fatto con quella SIM. Detto questo, appunto, cosa mi è piaciuto? Beh, mi è piaciuto tutto fino adesso dell'azienda, la serietà, la cortesia, il fatto che mi hanno spedito la SIM subito, veloci. La SIM si attiva webomnitel.it, è il loro APN, l'Access Point Name, quindi il nome del punto di accesso dall'inglese, che voi potete mettere dentro il vostro router, non c'è problema, provata nel telefono va, provata nei router va, non ci sono blocchi, vincoli, limiti di banda particolari, io non ne rilevo. La SIM è illimitata, quindi funziona, funzionale, bene. Da questo punto di vista è stata testata l'azienda, come vi ho detto, è poi un'azienda che fa molti servizi e mi ha spedito questa SIM e devo dire che l'impressione è positiva al momento. Allora, gli aspetti positivi quali sono stati? Visto che poi intanto mi chiedete, mi devo fidare i vincoli qua e là? No, allora, praticamente loro hanno un pagamento bimestrale 25-28 euro, sono circa le cifre che chiedono, che sono assolutamente competitive per una connessione internet illimitata mobile. È un'azienda in crescita, è un servizio in crescita, è affidabile. Le recensioni sono buone, non ci sono mai criticità particolari anche da chi lo utilizza. Quindi la cosa positiva è il prezzo, comunque, che è competitivo, la velocità in cui spediscono, la serietà, l'approccio che è stato buono, e quindi mi ha fatto una buonissima impressione. Questi sono i punti, diciamo, positivi che ho riscontrato subito, il contatto, il tutto, insomma, la trasparenza anche, anche perché quella lì c'è. Per quanto riguarda i difetti, anche perché dire difetti di una SIM è difficile, diciamo che questa velocità di download e upload è nella media, non è il provider che vi garantisce 200 MB in download ogni volta che parla, ecco, quello no, però secondo me azienda stabile, sicura, affidabile, con un download upload lavoro sullo stile di O mobile, ecco, mettiamolo così. Siamo su quelle velocità di O, siamo sulle velocità di Rabona, siamo sulle velocità di, in qualche momento, anche magari degli operatori fisici come Iliad, TIM e Vodafone, dove c'è più traffico, magari quando si fermano a 40-50 mega di media. Stiamo parlando di 40-50 mega, non poco, si viaggia veramente bene. Chiaro che se uno si aspetta i 200-300 mega ogni volta, almeno dai miei test non li ho rilevati, però questo non vuol dire che non funziona, anzi, è funzionale e soprattutto si risparmia. Quindi ve la consiglio io ad oggi per quello che è contatto con l'azienda, trasparenza, velocità di spedizione, funzionalità e stabilità della linea che non cade mai, non ci sono mai disservizi e disconnessioni, facilità di installazione con l'APN semplicissimo, chiarezza del sito e anche la linea che comunque ha dei download upload nella media che funziona bene per lavorare, scaricare le cose senza problemi. Quindi ve lo consiglio assolutamente, promossa broker per la telefonia per me. Col prezzo sicuramente più competitiva di tutti. Almeno che adesso spuso uno spara fuori a 20 euro la connessione limitata, bisogna, per come è partito col cuore grande, è partito col cuore di pietra, non lo so. Per il resto, detto questo, col prezzo se la gioca sicuramente molto di più broker, però come punta di velocità di download e upload, qualcosina in meno, ma funziona comunque bene. Questo lo dico perché poi magari qualcuno ordina la SIM e dice ma io arrivo a 40 mega, non a 150, vabbè, io ve l'ho detto prima. Poi sicuramente
ci saranno anche dei speed test che posso fare in cui vi dimostro che anche con broker arrivo a 100 mega sicuramente, però magari con broker per la telefonia ci arrivo 100 mega una volta ogni 8 tentativi, no? Oppure quando sono nel punto giusto. Con altri come l'Under Studio magari ci arrivi quasi sempre in quasi tutti i punti che ti offro, dipende dalla ricezione, da dove siete. Io l'ho testato un po' qua e là, però più o meno la media diciamo 30-40 mega download e 30-40 mega in upload, via. Questa è la media. Gli altri, poi gli altri servizi come Ugilingo, l'Undax sono un po' più veloci, la stessa Wind Unlimited, però attenzione anche ai vincoli, qua di vincoli particolari non ce ne sono, ti arriva la SIM, non c'è il router obbligatorio, tutte queste robe qua. Quindi anche qua snelli, trasparenti e soprattutto vi potete fidare. Ecco, questo è sicuramente il consiglio che vi do. Se volete risparmiare dei soldi e avere una connessione buona, che funziona, una connessione funzionale, questo è l'operatore che, diciamo, d'appoggio che può andare bene, broker per la telefonia. Se invece volete spendere di più, avere le punti di download eccellenti, allora dovete guardare altrove. Ecco, questo è, diciamo, il consulto. Io, se dovessi scegliere, che sono uno per i prezzi democratici assolutamente, per chi fa spendere meno gli utenti, e questi broker per la telefonia è dalla parte degli utenti, farei loro. Cioè, sicuramente, perché spendo meno, una connessione funzionale che funziona bene meno, e non mi vincola particolarmente. Quindi niente, concludo il video e vi do appuntamento ai prossimi video da Paolo Guala, che sono in arrivo, ho tantissime novità. Gli speed test li troverete in piccoli spezzoni da un minuto circa, dove appunto vi farò degli speed test per essere ancora più trasparente con la SIM di broker per la telefonia, e così sarà anche per le SIM che arriveranno di Lundax o di altro, così avrete i confronti. Ma il confronto, ricordate, non è solo la velocità, perché un conto è se uno va a un megabit, voglio dire, allora sì, ma quando si incominciano a passare i 15, 10, 20 mega e una connessione costa molto meno, col 4G andate alla grande e spendete di meno, ok? Io un consiglio che vi do, poi uno vuole spendere 45 per avere il picco massimo, va bene, ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole. Detto questo, ci vediamo alle prossime da Paolo Guala. Ciao e grazie come sempre.